in pratica le motivazioni per cui siamo qua. Io voglio dire soltanto che questa curva, che è la curva degli addì, delle lacrime, delle commozioni, eccetera, significa che è una curva universale, perché ogni paese ha la sua curva. Anche io, che sono un emigrato, al mio paese ho una curva dopo la quale non si vede più il mio paese. E penso che ogni paese ce l'ha. Quindi noi vogliamo celebrare anche la curva degli altri e cercare di fare di Agnone la capitale simbolica dell'emigrazione. Adesso Giuseppe De Martino verrà praticamente vestirà la fascia di sindaco dei residenti e degli emigrati, del popolo dei residenti e degli emigrati. Come simbolo abbiamo appunto voluto la fascia iridata, quella dell'arcobaleno. Vedete, l'arcobaleno è un arco che sembra abbracciare tutto il mondo, e noi vogliamo appunto abbracciare con questa cerimonia tutto il mondo nella fratellanza degli esuli, degli immigrati, degli emigrati, di tutte le persone che sono costrette a lasciare il proprio paese per poter sopravvivere. Quindi il Cenacolo ha come diciamo come mandato dello statuto di occuparsi degli emigrati. Quindi già si occupa degli emigrati, e Pepe, che qua vedete, è sempre stato in mezzo alla gente, in mezzo agli emigrati, è stato colui che ha accolto tutti quanti ad Agnone, e in un certo senso questa fascia vuole essere anche un riconoscimento pubblico di quanto il professore De Martino fa per Agnone e per tenere l'aggregazione giovanile specialmente, ma l'aggregazione di tutti i ceti. Questo è un grande onore e un grande privilegio che abbiamo di un personaggio che è instancabile, e quindi veramente battiamogli le mani. Adesso dovrà, con questa fascia, dovrà ancora di più rappresentare non soltanto gli emigrati ma anche gli immigrati, e speriamo che il Cenacolo, anche come casa, diciamo, come struttura in mezzo ad Agnone, sia la casa del mondo, che il Cenacolo apra le porte anche agli immigrati, perché vedete, degli immigrati qua se ne frega quasi nessuno, nessuno gli dà il benvenuto, non hanno un centro dove raccogliersi, non hanno un centro dove pregare, e quindi penso che sia un segno di civiltà che il Cenacolo apra le porte a tutti gli immigrati che lavorano qui in Alto Molise e li faccia partecipi della nostra cittadinanza. E poiché il Cenacolo è anche un'associazione cristiana, che li faccia sentire fratelli. Finora io è da 20 anni che scrivo a sindaci, a istituzioni, perché facciano qualcosa per questi emigrati, perché loro contribuiscono alla nostra economia, li faccia inserire, gli dia un conforto. Spero che adesso lo faccia il Cenacolo. E sicuramente Pepe è la persona adatta, per cui fiato alle trombe, e quindi facciamo il sindaco del popolo, dei residenti e degli emigrati, esterni e interni. Qualcuno, molto al di sopra di noi, ha detto un giorno: non di solo pane vive l'uomo. Si riferiva a ben altro,
ma noi prendiamolo come spunto per spiegare che questa carica virtuale della quale vengo investito non offende né prende niente a nessuno. È appunto una carica virtuale che premia il mio impegno. Sì, il mio impegno sociale. Premia la mia vita, la mia disponibilità verso tutti coloro che durante la mia breve esperienza di amministratore comunale sono tornati nel loro paese o semplicemente sono venuti a visitare la nostra cittadina ed hanno trovato me sempre pronto ad accompagnarli ovunque pur dimostrare la faccia più bella del nostro paese. Il dottor Lancià, nella sua sempre effervescente fantasia, ha voluto creare questa situazione e ha individuato in me la persona che, come altre volte ha fatto, tesserà incontri, rafforzerà i contatti e soprattutto, considerando che la stagione delle valigie di cartone è finita da tempo, cercherà di mantenere vivo il legame tra il paese natio e i figli di quegli emigrati che anni fa lasciarono il nostro paese con la fatidica valigia di cartone. Stante le mie attitudini e in veste di presidente del Cenacolo, farei in modo che il Cenacolo sia un po' la casa dal mondo, ricevendo tutti coloro, sì, tutti quelli che vengono, offrendoci come momentanea famiglia. La storia, nei suoi corsi e ricorsi storici, si sta proponendo un momento molto difficile nel quale ci troviamo ad ospitare, ma anche ad essere ospitati, con queste sensazioni nel cuore ci accingiamo ad onorare in questa giornata, festa della Repubblica, e negli anni a venire Agnone come capitale simbolica dell'immigrazione mondiale.